Grazie Presidente. Questa mozione è inerente una grande opportunità per il Comune di Roma Capitale ed è relativa al reddito della pensione di cittadinanza, di cui alla legge 26 del 2019, un cavallo di battaglia per il Movimento 5 Stelle che si è realizzato e che pian piano sta andando ad attuarsi in tutti i suoi, passaggi. All'ente locale in questo disegno compete l'attuazione, la definizione e la gestione dei patti per l'inclusione sociale. Ancora di maggior interesse per quanto ci riguarda e riguarda la città di Roma l'aspetto dei progetti comunali utili alla collettività, che costituiscono di fatto una grande opportunità. Si era in attesa di un ulteriore decreto, un decreto ministeriale che definisse appunto le modalità e le procedure, i tempi per l'attuazione di questi progetti comunali, decreto che è arrivato successivamente al deposito di questa mozione e che definisce appunto quali sono gli ambiti di intervento dei progetti utili alla collettività, ambiti relativi all'ambiente, al sociale, alla cultura, all'arte, all'ambito formativo, alla gestione dei beni comuni. E le risorse a disposizione non sono poche, sono risorse provenienti sia dal Fondo Sociale Europeo che dal Fondo Nazionale della Povertà e sono risorse che si alimentano anno dopo anno salvo l'utilizzo delle risorse stesse, quindi è fondamentale che i comuni in generale, ma Roma Capitale, possa in qualche modo cominciare a impegnare queste risorse, visto che c'è un'opportunità enorme e questa opportunità è legata appunto alla possibilità di svolgere progetti. Chi in quest'Aula non ha in mente un progetto che potrebbe essere utile alla collettività da attuare attraverso questo strumento? Quindi in questa mozione noi chiediamo di istituire una cabina di regia che abbia uno scopo ben preciso, che è quello della realizzazione, il coordinamento, ma soprattutto il monitoraggio di tutti gli interventi inerenti il reddito di cittadinanza, con particolare riferimento ai progetti utili alla collettività, dando anche una priorità in questa mozione che è relativa all'ambiente e all'ambito sociale. Grazie Presidente.